Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nei Vivele Georgiche. Oggi siamo qua per parlare di un tema che è alla ribalta della cronaca e cercare di proporre anche una soluzione. Sto parlando degli incendi che stanno colpendo la foresta amazzonica, la Siberia e tante altre zone del nostro pianeta. Non è sicuramente un tema nuovo, avrete già visto tantissimi video, avrete già letto tantissimi articoli che ne parlano. Lungi da noi prendere delle posizioni politiche su questa vicenda, volevamo solo riassumere per voi i tratti generali, gli aspetti più importanti del fenomeno, dei fatti che stanno accadendo e provare con voi a cercare di arginare in qualche modo questa problematica. Beh, innanzitutto cos'è la foresta amazzonica? La foresta amazzonica è una grande area, circa 200 volte l'Italia, che si trova nell'America del Sud e occupa diversi paesi, principalmente il Brasile. Questa è una zona ricca ovviamente di piante, ce ne sono circa 60.000 specie e migliaia di specie di animali, tra cui pesci, rettili, anfibi, invertebrati, insomma, è un grandissimo bacino di biodiversità. Quello che vorrei da subito precisare è che il 2019 non è il primo anno in cui la foresta amazzonica va a fuoco. Ogni anno migliaia e migliaia di ettari di questa foresta vengono incendiati. Quest'anno c'è stata un'ottima ecomediatica, quindi la notizia è andata, come dicevamo, alla ribalta della cronaca, e questo è un fatto assolutamente positivo perché ha sensibilizzato persone che prima non avevano mai sentito questo tema. Bene, la problematica parte ovviamente dalla necessità di trovare dei posti alle colture agricole all'interno delle aree occupate dalla foresta amazzonica. E quindi normalmente l'uomo sfrutta un metodo molto più veloce della motosega per fare spazio alle coltivazioni di soia, dando fuoco, bruciando delle aree di queste foreste. Ovviamente il fuoco ha come pro la velocità nell'esaurire le masse legnose, le masse forestali, e come contro però ha una scarsa controllabilità, e quindi si rischia a volte che questi incendi vadano in maniera incontrollata a mangiare numerosi ettari di foresta. Cerchiamo di capire quali sono i rischi reali e quali invece sono dei rischi più secondari nell'incendio della foresta amazzonica e delle altre foreste nel mondo che stanno bruciando. In primo luogo, non rischiamo di soffocare se dovesse bruciare anche tutta la foresta amazzonica. La foresta amazzonica è un ecosistema piuttosto autoalimentato, in cui la grande massa di ossigeno che viene prodotta dalle piante viene quasi totalmente consumata dalla fauna che risiede all'interno della foresta. Sicuramente viene estratta molta anidride carbonica dall'atmosfera da parte delle piante, ma come dicevamo la maggior parte della produzione di ossigeno a livello globale è fatta, e questa è una notizia che magari non tutti sanno, a livello delle alghe all'interno degli oceani, soprattutto plankton. Beh, se la foresta amazzonica e la sua progressiva scomparsa non rischierà di soffocarci, ci sono però delle drammatiche conseguenze, innanzitutto secondo me di ordine ecologico. Abbiamo detto che la foresta amazzonica è un grande bacino di biodiversità, il motore di questo ambiente è soprattutto il ciclo dell'acqua, ovvero tutta questa massa verde di piante attraverso la traspirazione immette nell'atmosfera delle grandi quantità di vapore acqueo che si condensano e ripiombano al suolo attraverso le precipitazioni atmosferiche. All'interno di questo ambiente, come abbiamo detto prima, vive una gran quantità di specie animali e vegetali. La progressiva riduzione della massa verde della foresta amazzonica, che ormai è stata ridotta circa del 15%, può arrivare ad un limite di irreversibilità. Qualcuno stima che già al 25% in meno della massa verde della foresta amazzonica incontreremo un punto di non ritorno in cui questo ciclo dell'acqua verrà interrotto e cambierà quindi proprio l'ambiente della foresta amazzonica, tornando a quello che era una volta, ovvero una savana. Sì, perché la foresta amazzonica migliaia di anni fa era una savana. E questo sicuramente comporterebbe la scomparsa di queste migliaia di specie animali e vegetali di cui abbiamo parlato prima. Un'altra grave problematica relativa alle foreste che bruciano sono le emissioni di CO2 che la combustione porta nell'atmosfera.
Sicuramente ormai siete altamente edotti sulla fotosintesi clorofilliana e se non avete ancora visto il nostro video ve lo linko qua, dovete assolutamente vederlo. La problematica è proprio questa, che la combustione, cioè il legno che brucia, le masse vegetali che bruciano, portano nell'atmosfera un alto quantitativo di anidride carbonica. Sappiamo che l'anidride carbonica va ad influire sulla temperatura del nostro pianeta, causando l'innalzamento delle temperature globali, con tutta una serie di rischi che poi ne conseguono. Uno tra i più evidenti in questo periodo è lo scioglimento delle calotte polari, soprattutto perché molti di questi incendi si stanno verificando anche nelle fasce subpolari, quindi la Siberia getta grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera man mano che i suoi alberi bruciano. Ma veniamo ora alle soluzioni. Come possiamo noi singoli e piccoli individui arginare questo problema? Beh, innanzitutto, come è stato ripetuto diverse volte, un consumo più responsabile aiuta sicuramente a salvare ettari di foresta. Spesso e volentieri questi incendi, come accennavamo prima, sono veicolati da agricoltura e allevamento che devono trovare spazio per le colture e per gli animali. Conseguentemente una riduzione, un consumo responsabile delle carni da allevamento sicuramente può giovare alle foreste del nostro pianeta. E in ogni caso, senza dover andare nella foresta amazzonica per salvare il pianeta, le azioni che quotidianamente compiamo possono essere fatte in maniera più responsabile: una maggiore attenzione all'ambiente, al ciclo ad esempio dei rifiuti e un occhio particolare al riciclaggio contribuiscono a rendere la Terra un pianeta migliore. E poi veniamo all'iniziativa che la nostra azienda ha voluto prendere, Vivaile Georgiche, si sta impegnando in questo progetto con Trination, facendo sì che per ogni ordine pervenuto da voi amatissimi clienti sarà piantata una pianta a vostro nome, che avrete anche la possibilità di controllare nella sua crescita. E in questo modo, in maniera totalmente gratuita, ogni volta che farete un acquisto sul nostro negozio online verrà piantata una pianta nuova sul pianeta, che potrà in qualche modo contrastare le distruzioni che questi incendi stanno provocando e continueranno, ahimè, a provocare. Sono molto entusiasta dell'iniziativa che ci accingiamo a portare avanti e vi daremo sicuramente degli sviluppi dedicando un video a questa iniziativa non appena tutto sarà a regime, e vi ringrazio fin d'ora per il vostro contributo. Se il video vi è piaciuto, come spero, mettete un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Vi invito anche a leggere l'articolo che abbiamo scritto nel nostro blog sul tema dell'Amazzonia e delle foreste che bruciano. Io vi ringrazio per l'attenzione, non mancate una visita su venditapianteonline.it. Grazie e alla prossima!